Ciao a tutti! Allora, oggi parleremo di una cosa interessante, una cosa che per molti magari sarà ovvia, quindi è dedicato ai neofiti, o comunque chi ha appena finito il corso si vuole cimentare nel tiro al gruppo. Allora, intanto al corso, o se siete autodidatti, avete provato, col vostro archetto, col vostro arco nudo appena comprato, normalmente la presa della corda, se avete acquistato una patelletta arco nudo come questa o similare, vedete che non ha il taglio per prendere l'infradito, ma è tutta completa, giusto perché nell'arco nudo si prende al di sotto della corda. E vedremo come. Normalmente prendete in questa posizione e non fate molta attenzione a dove mettete la mano della corda per andare in ancoraggio, ma prendete in questa posizione, andate in ancoraggio e tirate la vostra freccia. Ovviamente se non avete colpito il centro dovete far sì che il centro venga colpito e ci sono vari modi per poter fare centro. Un metodo forse il più interessante o comunque il più preciso è il cosiddetto metodo dello string walking. Cosa vuol dire string walking? È una parola inglese che letteralmente vuol dire camminare sulla corda. Cosa succede con lo string walking? Succede che man mano che ci abbassiamo con la presa della corda, vedete, prima ho tirato in questa posizione, e camminando sulla corda potrei andare a tirare in questa posizione. Cosa cambia tra le due prese? Vedete che c'è almeno 6 cm tra la prima e la seconda presa. Cosa cambia? Cambia che man mano che io scendo sulla corda, quindi qua, man mano che io scendo sulla corda, ruoto l'arco verso il basso. Cosa vuol dire ruotare l'arco verso il basso? Ruotare l'arco verso il basso vuol dire che noi abbassiamo la parabola. Quindi, un conto è se tiriamo in questa posizione, ovviamente sempre mirando nel centro con la punta della freccia. Se noi miriamo in questa posizione abbiamo l'arco posizionato in questa maniera. Se noi tiriamo in questa posizione avremo l'arco posizionato in questa maniera, una volta raggiunto l'ancoraggio. Quindi di conseguenza la nostra parabola si è abbassata. È facile capire immediatamente che la presa sulla corda dipende dalla distanza, quindi a distanze più lontane, noi archi nudi tiriamo al massimo a 50 metri, anche 60 nel 900 round, però diciamo nel 95% dei casi al massimo arriviamo a 50 metri. Normalmente strutturiamo l'arco, strutturiamo le frecce, strutturiamo la nostra tecnica in modo tale che a 50 metri tiriamo in questa posizione, quindi sotto corda, in questa posizione qua. È logico che se riusciamo ad ottenere questo risultato, cioè a 50 metri tiriamo in questa posizione, man mano che scendiamo, quindi per colpire il bersaglio a 50 metri abbiamo posizionato la patelletta in questa posizione, per tirare a 45 metri molto probabilmente la posizioneremo qua, a 40 qua, a 35 qua, a 30 qua, a 25, a 20, a 15, a 10 e a 5. Ovviamente questo metodo è un metodo empirico, quindi lo dobbiamo provare e riprovare fino a capire esattamente dove posizionare la mano della corda sulla corda stessa, in un ben determinato punto.
ad esempio dalle mie prove fatte, per tirare a 50 metri tiro in questa posizione, per tirare a 20 metri io tiro in questa posizione. Questa è la mia posizione per tirare a 20 metri. Quindi, posizionando la punta della freccia nel centro del bersaglio a 20 metri, per colpire il centro io devo posizionarmi in questa posizione. Tutte queste prove le devo fare a varie distanze, molte volte, tirando non un'unica freccia ma molte frecce, controllando la mia rosata. Ovviamente più la mia tecnica andrà avanti, più diventerò bravo, più le rosate stringeranno e più ovviamente lo string walking sarà sicuro. Non preoccupatevi se ai primi tempi lo string vi cambierà di giorno in giorno, non avete ancora una tecnica ben precisa, ben acquisita, quindi un giorno tirerete a 20 metri in questa posizione, il giorno dopo magari tirerete 2 mm più in su o 2 mm più in giù, perché la vostra tecnica non è ancora consolidata, il vostro ancoraggio non è ancora consolidato. Non dimentichiamoci mai che un ancoraggio spostato un po' più in su o spostato un po' più in giù equivale a correre sul corpo. Quindi ecco come noi dobbiamo essere, la nostra tecnica deve essere precisa sia nell'allungo che nell'ancoraggio e nel rilascio, in tutte quelle cose fondamentali che abbiamo visto e stravisto, in cui ci sono molte spiegazioni nei miei video. Una volta consolidate queste cose qua, tutta la nostra tecnica fondamentale, vedremo poi che di giorno in giorno non cambierà più la posizione della mano sulla corda. E questo è il preambolo ad arrivare a come essere sicuri di posizionare la mano della corda sulla corda stessa, sempre nello stesso punto. A questo ci viene in aiuto la patelletta. Noi dobbiamo acquistare una patelletta, io adopero questa che è ottima, di Barmax, una patelletta Barmax, l'adopero con un unico elastico e soprattutto deve avere il fermadito, in modo tale che una volta che io la inserisco questa non si muove più, non ballonzola, e riesco ad andare in ancoraggio senza che questa si sposti, perché se questa si sposta, ahimè, andrà a farsi benedire la precisione nell'andare a cercare il punto preciso dove posizionare la mia patelletta, dove andarla a posizionare. Come cerco il mio punto di precisione? Allora, ora il regolamento permette di posizionare un nastro di carta sulla patelletta e con dei segni a pennarello di fare per l'appunto dei segni alle varie distanze che io ho nelle mie prove pratiche ho stabilito che sono quelle che interessano i metri a cui è posizionato il bersaglio. Io non lo adopero, ho visto che non c'è assolutamente nessun bisogno di avere delle scale graduate, quello che ti offre il produttore è più che sufficiente a memorizzare le condizioni su cui posizionare con precisione la patelletta. Addirittura bastano esclusivamente le cuciture. Quindi come dobbiamo fare? Il mio arco ha circa 34 libbre effettive, 33-34 libbre, e con queste cuciture, vedremo adesso, farò una ripresa da vicino, quindi vedremo bene la patelletta da vicino, con queste mie cuciture io ho circa una cucitura e mezza ogni 5 metri. Ogni 5 metri una cucitura e mezza. Da 5 a 50 metri mi sta tutto il mio string, ripeto, ho
Uso le ACE come frecce, va bene, però ho 33-34 libbre, non ho un grandissimo libraggio. Ho delle ACE 720 con punte da 85 grani, le frecce sono lunghe 26 pollici e 3 quarti, quasi 27 pollici, e ho una cucitura e mezza ogni 5 metri. 6 centimetri ho tutte le cuciture, 6 centimetri e qualcosa. Come fare a posizionarla con precisione? È molto semplice, mi sembrerà impegnativo farlo, ma non lo è assolutamente. Una volta che io ho capito che a 20 metri devo prendere a 7 cuciture, non faccio altro che contare le cuciture, e vedremo come sarà facile contarle perché ci sono dei punti di riferimento. A 7 cuciture sono in questa posizione, inserisco il pollice, l'unghia del pollice, e poi faccio scorrere la padelletta e la metto su. Ecco, ora sono pronto a tirare a 20 metri. Sono nell'antere field e devo tirare a 22 metri, o nel 3D ho stimato la distanza a 22 metri. Non faccio altro che stabilire che a 7 metri, a 7 cuciture ho i 20 metri, a 8 cuciture e mezzo ho i 25 metri, non faccio altro che prendere a metà tra le 7 cuciture e le 8 cuciture e mezzo, perché a 7 cuciture ho stabilito con le mie prove pratiche che puntando con la freccia nel giallo vado nel centro, e a 25 metri per andare nel centro mettendo la punta nel giallo devo prendere la corda a 8 cuciture e mezzo. Per tirare a 22-23 metri è molto semplice, dovrò prendere la mia corda posizionando le cuciture in modo tale che la presa sia meno di 8 cuciture, 7,8, diciamo così. Si diventa precisi, l'occhio, il nostro cervello e l'occhio sono precisissimi. Con l'abitudine, con l'addestramento, farete proprio ad occhio in un modo molto preciso di prendere 7, 8 e mezzo qua, e qua siamo a 23 metri e posso tirare tranquillamente a 23 metri. Ok? E così vale per tutto il resto. Io con l'abitudine, con la pratica, riesco a posizionare la mano, quindi con una semplice padelletta senza nessun segno, posizionare la corda calcolando il metro. Se io decido che quell'animale, quel bersaglio sconosciuto è posizionato a 31 metri, ebbene io prenderò la corda non a 30 ma a 31, un poco di più. Mi posso anche affidare ai giri di serie per ottenere una precisione. Ovviamente questa precisione è direttamente proporzionale alla tecnica acquisita, quindi devo essere preciso nella mia tecnica. Una volta che ho una tecnica acquisita, userò un metodo altrettanto preciso, perché sul metodo e sul materiale io devo essere super preciso se ho una buona tecnica. Non posso farmi sviare da un brutto metodo che vanifica la mia tecnica, o ho un brutto materiale che ancora peggio può vanificare tutti gli sforzi fatti per acquisire una tecnica adeguata. Ora vediamo come è fatta la mia padelletta. Allora, ecco questa è la mia padelletta. Come vedete non ha assolutamente segni, è così come nasce dalla fabbrica, dal produttore. Ha una ottima piastra di ancoraggio, bella pesante, che mi permette di sentire bene la patelletta, bella rigida, e soprattutto ha, oltre alle cuciture, come vedete qua tutte le cuciture,
ha anche queste lettere qua, che non sono altro che il nome del produttore, Bare Max, però servono moltissimo per evitare di contare le cuciture dall'inizio o dalla fine. Ad esempio, se io sono a 50 metri in questa posizione, a 5 metri sarò circa in questa posizione, circa una cucitura e mezza a ogni 5 metri, però io non devo contare dall'inizio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera, eccetera. Io so che ad ogni cucitura, ad ogni lettera equivale un numero di cuciture, quindi io comincerò ad esempio dalla lettera A, che è questa posizione, è la sesta cucitura, quindi se io devo tirare, come abbiamo visto, 20 metri, non farò altro che avere tirare dalla settima cucitura, che è una cucitura dopo la A, e così via per le altre lettere. Questo è un sistema mnemonico molto interessante, che mi permette di essere velocissimo nel scegliere lo string giusto, di non sbagliarmi e di posizionare la patelletta sulla corda nel punto giusto, in modo tale che la parabola sia adeguata alla distanza e al rispettivo centro da colpire. Ci sono molte altre patellette che hanno, anziché queste lettere, il produttore ha messo delle lineette, quindi una scala graduata, che a mio modesto parere è più laborioso da memorizzare, perché dovete comunque sempre contare. Invece con le lettere avete la possibilità di memorizzare a quante cuciture quella lettera e di immediatamente andare a posizionare la patelletta sulla corda nel punto giusto. Quindi io sono convinto che è meglio avere meno si ha, meno si ha la probabilità di fare degli errori. E questa è una condizione ottimale. Io, parlando sempre di patellette, visto che stiamo parlando di patellette, io sono dell'idea che la patelletta non deve essere troppo corta, ma deve coprire tutte le dita. E deve essere anche bella spessa. In questo caso qua abbiamo due bellissimi strati di cordovan molto spessi, che non devono dare sensibilità alle dita, ma devono dare uniformità di rilascio. Quindi la patelletta deve essere bella spessa, che ci permette anche di non farci venire dei calli. Non bisogna avere dei calli, io tiro tantissime frecce ma non ho calli alle mani, e ci permette di essere precisi su quello che dobbiamo fare. Io direi che ho detto tutto, esercitatevi e vedrete che avrete e riuscirete ad ottenere una grande sensibilità, fino ad ottenere di posizionare la patelletta nel punto giusto per colpire il bersaglio di metro in metro, senza possibilità di errore. Ovviamente la tecnica deve essere adeguata. Grazie, ciao a tutti.